Il vincitore per KO è Shabar Askarov, detto Gengis Khan. Ho vinto, sono in semifinale. Ancora un passo e sarò in finale. Ho chiesto a Dio di aiutarmi durante l'incontro. Quello che gli chiedo, lui me lo dà. Credo molto in lui. E quando poi mi aiuta, ci credo ancora di più. Soren, è tutto a posto. Tranquillo, siamo qui. Su, vieni. Siamo pugili. Siamo noi a scegliere questa vita. Scegliamo noi questo lavoro. Qualunque pugile può finire KO. Ma oggi è stato il mio giorno. Voglio vincere, quindi mi allenerò duro. Picchierò duro. Poi il resto dipende da Dio. Pensavo che Jabbar non avesse vinto a forza di pugni. Sarebbe stato un incontro duro. È durato troppo poco. Era da un po' che non vedevo un KO così. Un vero blackout. Sì. Speravo proprio vincesse Soren, perché siamo connazionali e tutto il resto. E poi vederlo lasciare il ring in quello stato mi ha spezzato il cuore. Una volta contro un italiano. Sì. Cercavo di colpirlo alla testa e lo vedevo cadere come una statua. E credo ci fossero 5.000 persone presenti. Ma calò il silenzio e giuro tutti credevano fosse morto, persino io. Guardavo un compagno morire. Poi più o meno dopo 3 minuti ha ricominciato a respirare. Penso che Jabbar sia stato grande e arriverà al turno successivo illeso. Per essere un ragazzino è davvero forte. Jabbar! Ultimi quattro. Ultimi quattro, dannazione. Bravo. Come sta la mano destra? È una mano destra. Soren era tanto così da terra. Sì. Ha guardato e poi boom. Preferirei non scontrarmi con Jabbar tra tutti i ragazzi rimasti in gara. È un amico e picchia anche molto duro. Come ti senti? Bene, ma anche turbato. Dovresti essere orgoglioso, è andata bene. Sì, sono bene. Orgoglioso, ma... è tutto ok. Sono qui, sono contento. Ma sono preoccupato anch'io per Soren. Spero si riprenderà. Come va, ragazzi? Bene. Perché le luci sono ancora accese? Non dormite? Ho parlato con Soren, è ancora un po' intontito e io sono un po' preoccupato. Non sapeva più con chi si era scontrato, ma poi ha cominciato a ricordare. Ha detto, come potrei dimenticare una faccia così brutta? Davvero, ragazzi, state tranquilli. Si riprenderà presto e noi ci prenderemo cura di lui. Stefan dice che Soren si riprenderà. Sto un po' meglio. Ha perso una battaglia, non la guerra. Gli auguro tutto il meglio per il futuro. A Dio piacciono le persone buone, quindi starà bene. Ok, bene. Jabbar, congratulazioni. Riposati. Ragazzi, voi quattro restate concentrati. Si avvicina un altro scontro durissimo. Dio, che silenzio che c'è. Gli ultimi quattro, troppo silenzio. Quattro pugili da paesi diversi, la forza del Muay Thai. Manca un incontro alla finale, non sappiamo chi si affronterà. Non vedo l'ora di sapere con chi mi scontrerò io. Forza, vai, vai, vai! $150,000, picchiate più duro, forza! Pensateci! Aumenta, aumenta, forza, aumenta! Andiamo, trova il tuo tempo! Dai, Jabbar, sbrigati! Forza! Questi ragazzi sono molto svegli. Durante gli allenamenti guardano i loro avversari, li studiano e trovano i loro punti deboli. E credo che si concentreranno su quelli. Vivendo a stretto contatto per tanto tempo si impara gli uni dagli altri e si approfitta anche degli errori. Quando vivo con qualcuno e poi lo devo affrontare sul ring non è facile, perché conosce i miei errori. Calmo e tranquillo. Forza, guardia alta, guardia alta. Chiedo all'allenatore di essere come John Wynn. Pugno diretto, pugno diretto. Quindi mi allenerò su questo. Andiamo, gente, muoversi. 10 minuti. Tutti si ricordano i campioni. Jatsen Klai non era famoso prima di battere John Wynn. Poi lo è diventato.
Io voglio essere un campione. Nell'incontro con Zidov mi sono fatto male al tallone. Perciò l'ultima cosa che voglio è perdere per una sciocchezza e non arrivare in finale, perché sarebbe devastante per me. Jabbar l'ho visto combattere varie volte, l'ho guardato allenarsi e commette errori, ma ha molta forza. Sean, veglia! Sean è un grande pugile, è molto veloce. Josenklai è mancino e super forte. Se in finale andremo noi due, sarà uno scontro duro. Josenklai mi ha già battuto una volta in Australia, ma ora credo di avere la giusta tattica per vincerlo. Forza, Jabbar! Vai coi colpi! Preferirei non scontrarmi con Jabbar e John Wynn, credo, perché abbiamo lo stesso stile. Credo sarebbe un incontro duro, molto duro. Ma alla fine ciò che ti rende forte è combattere contro pugili più forti di te. I thailandesi, ovviamente, sono sempre i migliori. Insomma, devi lavorare davvero sodo per affermarti. Un minuto! Andiamo, andiamo! Dai! Tra tutti preferirei scontrarmi con Josenklai. Se lo batto, potrebbero aprirsi nuove strade in futuro. Sarebbe la realizzazione di un sogno. Forza, ragazzi! 35 secondi! Chiudiamo alla grande! Dateci dentro! Io voglio quei $150,000 per costruire una casa per la mia famiglia e per i miei genitori. Mi servono davvero quei soldi. Ne ho proprio bisogno. Potendo scegliere, eviterei di scontrarmi con John Wynn. Voglio affrontarlo in finale, perché siamo sullo stesso livello. Sean credo lavori sodo e sia molto determinato. Si allena bene e sul ring sembra molto sicuro di sé. Non so chi affronterò nel prossimo incontro. Ok, ragazzi, bene. A dopo. Allora, ragazzi, siete gli ultimi quattro rimasti in gara. Congratulazioni, veramente. Ma è ora di mettersi al lavoro. Siete arrivati in semifinale e manca solo un incontro alla grande sfida. Bene, il primo incontro dei quarti di finale è stato vinto da... Sean Wright e Josenklai. Quindi sarà questa la prima semifinale. Stefan ci ha detto che mi sarei scontrato con Josenklai. Siamo stati i primi due a combattere nel secondo turno, perciò è giusto che anche gli altri si riposino un po'. Questo incontro sarà di certo il più duro per me, ma anche il migliore. In questo incontro mi affiderò al mio buon tempismo e alla mia bravura. Ciò significa che tu, John Wynn, affronterai Jabbar. No! Sarà senz'altro una grande semifinale. Vedo John Wynn, non è lo stesso di prima. La gente invecchia. È diverso da 2 o 3 anni fa. Quindi penso di poterlo battere. Allora, ragazzi, in bocca al lupo a tutti. Sarà grandioso. I migliori quattro. Ragazzi, buona fortuna. Spero solo di farcela contro Jabbar. Preparatevi a una guerra, perché quella cintura è stupenda e la voglio adesso. Ragazzi! Come va? Tutto ok? Sì, bene. Sì, bene, ragazzi, siete in semifinale. E per questo vi meritate un'uscita fra ragazzi. Cominciamo dal sarto. Fatevi belli perché sarà dura. Però ve lo meritate. Pronti? Pronti a entrare in azione? Bene. Ci siete? Grandioso. Grandioso. Sì, è forte. Su, muoviamoci. Dal sarto, andiamo. Seguitemi, forza. Non vedo l'ora di farmi fare un vestito. Sarà fantastico. È una cosa che ti resta per sempre. Insomma, non ne ho mai avuto uno. Buonasera. Ciao.
Ciao. Piacere. Voglio che siano bellissimi. Sì. Li ho portati dal migliore sarto della città. Da chi iniziamo? Jabbar. Ok, fammi prendere prima le misure. Un ragazzo muscoloso. Muscoloso, dice. Ah, lo trova muscoloso. Siamo andati dal sarto e ci ha preso le misure. Sarà bello dover indossare un vestito. Sono un po' timido perché non ho mai avuto niente del genere. Grandioso. Una volta fuori di qui, sembrerai un modello. Sì, sembri proprio un modello. Può sistemare anche la testa. 41. È una taglia standard da modello. A quanto pare sono una taglia standard da modello. Sì. Ah, sì? Ah, sì? Sì, 33. Un modello da passerella. Mandiamolo in Italia. Perché no? Stefan è una specie di nostro leader in tutto questo. Abbiamo passato molto tempo a ridere. Jabbar, sei uno schianto. Se mi chiamassi Stephanie, saresti il mio tipo. Infila le braccia, così. È un mio modello, ok? È stato bello camminare nel negozio senza dover controllare se hai abbastanza soldi per comprare un vestito che ti va alla perfezione. Mi ha sorpreso guardarmi allo specchio e sembrare David Beckham. Se fossi una donna, beh, ci farei un pensierino. Allora, hai un appuntamento stasera? Appuntamento? Sì, sì, con lui. Vivere come una star, anche se solo per un giorno, è stata un'opportunità che non potevo lasciarmi sfuggire. Se potete farlo, sì, fatelo. Zenklai, stai benissimo. No, no, non è vero. Il vestito è bello, ma io no. Ok, vediamo. Quando ho indossato il vestito mi sono sentito forte. Stavo anche bene e mi sentivo una persona importante. Niente box, niente box. Non ho mai pensato che avrei potuto avere un vestito costoso. Sono felice ed emozionato. Che ne dici di questa? Ok. Sai farti il nodo da solo? Assolutamente no. Sì. Bel vestito, molto carino. Una giornata divertente, un vestito fatto su misura apposta per me, molto bello. Costerà molto di più di quanto mi possa permettere. Sì, una bella esperienza. Oh, siamo pronti. Siete in semifinale e poiché siete gli ultimi quattro, vi meritate un piccolo regalo. Ecco per voi una collana. Jochen Klei, il primo qualificato. Hai vinto i primi quarti di finale mandando al tappeto il tuo amico Narepol al secondo round. Stefan ci ha dato una collana. Sono felice e orgoglioso. E sono in semifinale. Sean Wright, Scozia. Ti sei scontrato con UK. Hai sfoderato colpi e calci meravigliosi. Hai chiuso l'incontro al secondo round. Bravo. John Wimpar, Australia. Grazie. Tu hai affrontato Zidov, che non voleva mollare. Ma alla fine lui è andato al tappeto. E tu vai in semifinale. Bravo. La collana è un qualcosa che mi farà ricordare sempre questa esperienza. È una grande soddisfazione essere arrivato fin qui. E avere qualcosa di così speciale. È una bella cosa. E la grande mano destra da Dubai. Jabbar Askerov contro Soren. Senza dubbio il KO per eccellenza di tutta la competizione. Bene ragazzi, io sono molto orgoglioso di voi. E poiché siete bellissimi, ora dovete uscire. Su, vi aspetta un'ultima cena all'hotel Intercontinental. Dopodiché uno di voi tornerà a casa. D'accordo, congratulazioni. Andate. La limousine ci ha portati all'hotel Intercontinental.
Le pareti erano tutte bianche, era magnifico. Molto lussuoso. Menù fisso. Aragosta fredda con salsa al limone speziata. Una favolosa cena di 6 portate. Era bello stare lì, vestiti eleganti, a mangiare cibo sofisticato, diverso dalla vita di tutti i giorni. Suggerimenti su come sbucciare i gamberi? Ci sono riuscito solo a metà. Ok, ecco così. Ho l'abilità di un chirurgo. Sì. Non ci riesco. Non mi piace giocare col cibo. Il pesce, il pollo e le donne vanno presi con le mani. Jabbar ha avuto uno dei suoi momenti. Anche se era ben vestito, aveva sempre le sue maniere da uomo delle caverne. E si è sporcato le mani. Per fortuna c'eravamo solo noi a guardarlo mangiare. Ora siamo allegri e contenti, ma poi ci scontreremo a vicenda. Sì, ma il giorno dopo ci rideremo su. Secondo me un minuto dopo saremo di nuovo amici. Sì, tranquillo. È stato bello stare tutti insieme per l'ultima volta. È stata una grande festa. Ti avvicina, ma ti fa desiderare ancora di più la finale. Spero di arrivare alla cena degli ultimi due. È una vita che l'aspetto. Perciò sono molto contento di essere qui. Gli ultimi 4, un'esperienza meravigliosa. Non riesco a credere che siamo arrivati fin qui. È un ricordo che porterò sempre con me. Salute. Abbiamo parlato di un sacco di cose dopo cena. Ci siamo divertiti molto. Siamo tutti amici, ma tra un po' affronterò io Zhenglai. Una volta fuori dal loft, mi concentrerò solo sull'incontro e vincerò. Devo vincere. È troppo così? Va bene. Ho iniziato a praticare la Muay Thai a 14 anni. Sono passati 12 anni. Impari un sacco di cose in tutto questo tempo. Poi ecco che di nuovo ciò che fai nella tua carriera è più importante del tempo che ci hai dedicato. In una competizione come questa, essere bravi non basta. C'è un'alta percentuale di rischio. Sapevo di poter arrivare fin qui e così è stato. Vieni ad allenarti finché sei sudato. La prima volta che siamo andati in palestra e abbiamo formato le squadre, io non fui scelto da nessuno. Uno alla volta, i white boards sono scomparsi. È un vantaggio per me essere stato sottovalutato all'inizio. Sono qui in semifinale, ma sarebbe ancora meglio se fossi il vincitore finale. In finale con un bel assegno da $150,000. Sarebbe magnifico. Buongiorno. Buongiorno. Non ti alleni oggi? In bocca al lupo per l'incontro di stasera con Sean. Grazie. Hai in mente una strategia per batterlo? Starò attento ai suoi calci. Sono tranquillo. Non sarà dura. Quando mi batto con degli stranieri, so di essere più bravo. Ma devo fare attenzione ai loro pugni. Possono essere pericolosi. Durante gli allenamenti mi sono concentrato su questo. Non correrò alcun rischio. Sean usa anche i pugni al corpo. I pugni al corpo non sono facili da incassare. Non sono facili neanche da respingere. Non sono James o UK. Sono proprio curioso di vedere di cosa è veramente capace Sean. Manca solo un incontro alla finale. Devo andare avanti a tutta forza, perché se mollo la presa adesso, potrei commettere un errore e perdere. Penso sarà un bell'incontro da guardare. Saranno tutti entusiasti prima che saliremo sul ring.
ma una volta iniziato non sarà così entusiasmante. Al momento Yosen Clay è uno dei pugili più forti al mondo, ma la velocità del pugno di Sean potrebbe dargli molti problemi. Se dovesse vincere lui, sarebbe una grande sorpresa. Non sono molto conosciuto nel mondo del Muay Thai. Vanto qualche buon incontro in Thailandia e un paio in Gran Bretagna. Alla fine della giornata non conta essere il migliore. Può accadere di tutto. Chiunque può perdere o vincere. Yosen Clay è tra i migliori qui. È un osso duro, non sarà facile batterlo. Sono un pugile Muay Thai di fama mondiale. Il campione del World Box Council. Per questo sono qui. Ok. Ho iniziato a praticare il Muay Thai perché è uno sport che piace molto a mia madre. Questa è una grande competizione, con in gioco un premio in denaro molto alto, e io voglio regalarlo a lei. Ha cresciuto 3 figli da sola, quindi perché non ricambiare per quello che ha fatto per me? Le devo tutto. Vincerò. A questo punto della mia vita, direi che la persona che conta di più sono io. Non ho tempo per nient'altro al momento. Impiego tutte le mie energie nel Muay Thai e per me stesso. Ho molti incontri sotto la mia cintura. Forse la mia paura è di non dimostrare quanto valgo. Per fortuna però mi faccio orgoglio. In ogni incontro impegnativo devi fare attenzione. Devi tenere la guardia alta, stare allerta ed essere vigile. Perciò questo è un modo per fermarti a pensare e capire se meriti davvero di essere qui. Questo è l'ultimo incontro prima della finale. Sono molto sicuro di me, sicuro delle mie capacità. Stasera non devo rischiare. Ho affrontato molti più Thai che occidentali. Non sono poi così aggressivi. Il problema con Yosen Clay è che lui parte più veloce degli altri Thai. Sa di essere forte, perciò non mi aspetto di stenderlo al primo round. Ma non è niente di che. Mi metterà in luce come pugile. Dopo aver visto 2 incontri di Sean, so che non corro alcun rischio con i suoi pugni e i suoi calci. Se ci sarà la possibilità di metterlo KO, non me la farò di certo sfuggire. Ed ora, signore e signori, direttamente dalla Thailandia, Yosen Clay Vertex!
Sono contento di scontrarmi con Yozhen Clay. È un pugile straordinario, ma posso batterlo e sarà meraviglioso. E adesso, signore e signori, dalla Scozia, Sean Wright! Signore e signori, ecco a voi i semifinalisti. Vai, Braveheart! Fuoco. Guardia alta. Si deve limitare a difendersi, deve combattere. Dai, Sean! Stai bene? Tutto ok? Tutto ok? Stai bene? Stai
Sean, puoi bloccare e indietreggiare velocemente. Prendi tempo. Stai andando benissimo. Solo tieni la guardia alta. Ti voglio forte, ok? Non risponde più neanche all'allenatore. Ha lo sguardo vuoto. Sean, stai bene? Sean, dai, su, puoi fare di meglio. Devi essere forte, devi combattere. Non puoi lasciarlo dominare, devi combattere. Non rischiare, tieni la guardia alta. Riprenditi, sfrutta la tua velocità, non startene lì impalato. Muoviti, usa le gambe. Non avere fretta, usa il tuo tempismo. Quando blocca in basso, colpisci alto e viceversa. E tieni le braccia alte. Insieme, avanza e colpisci. Ma se sei lontano, è buono per lui, capito? Avanza e insieme colpisci. Alzati! 6, 7, stai bene? Interrompiamo? Sì, basta! Alzati! Ok, bravo! Nella prima metà sei stato fantastico, ma poi... Non so che mi è successo. Il vincitore per KO dalla Thailandia è Yoseklai Vertex. È andata come avevo previsto. Sapevo di poterlo mandare al tappeto appena mi si fosse presentata l'occasione. Mi scuso con Sean. Siamo amici e non voglio combattere con lui. Ma che ci posso fare? Sono orgoglioso e felice di essere arrivato in finale. Se mia madre fosse qui, le direi: grazie, mamma, per il tifo che fai per me e per il tuo sostegno. Realizzerò il tuo sogno. Non so se mi sono lasciato sfuggire l'occasione. Sono stato colpito da due pugni forti. Insomma, sei a terra e sei cosciente. Com'è successo? Ma chi lo sa? E poi è come se li sentissi contare. Tipo uno, due, tre, rallenta. Ecco come ci si sente. E quando è arrivato a sei, credi di stare bene e poterti rialzare. Ma invece è arrivato a 10 e sei KO. Ho perso. Fatto male? No. Sono solo arrabbiato. Davvero non so cosa mi sia preso. È come se mi fossi impietrito. Insomma, non mi sono neanche fatto male. Non ho neanche un graffio. Avrei voluto fare di meglio. So che avrei potuto, ma non voglio lamentarmi e piangermi addosso o togliere al mio avversario alcun merito. Alla fine ho affrontato un grande pugile.
ha vinto in pieno. Scusa, amico mio. No, tranquillo. Tu stai bene? Sì, tu? Sì, tu stai benone. No, tranquillo, solo un po' qui. Se proprio dovevo perdere, non mi dispiace averlo fatto contro Yozhen Klai. È stata una grande lezione per me salire sul ring con uno dei più grandi Thai al mondo. Ci vediamo. Certo. Ti do qualche lezione. Ok, certo. Amico mio. In realtà tutti qui siete miei amici. Sì, certo. Amici ora, amici dopo. Buona fortuna. È stata una delle esperienze più incredibili da quando sono qui, sul serio. Insomma, mi sono fatto degli amici fantastici. Ho vissuto esperienze meravigliose, ricordi che custodirò per sempre. È stato positivo per me in quanto pugile vivere insieme a loro. Ho capito di poter competere e allenarmi con loro. Vado via senza rimpianti, è solo che voglio vincere. Vorrei vincere, avrei voluto vincere, ma non è successo e mi dispiace. Guardandomi indietro, è andata bene. Non quanto avrei voluto, ma mi piacerebbe affrontare di nuovo Yozhen Klai quando sarò al meglio della forma. Insomma, non è la fine del mondo. Tornerò in Scozia e mi prenderò un mese di pausa. Poi ritornerò in Thailandia ad allenarmi. Ho appena 26 anni. Posso benissimo combattere ed essere in piena forma negli anni a venire. Vedo solo il meglio davanti a me. Restate con noi per saperne di più. Nella prossima puntata. E così Yodi è in finale. Sì, uno di noi si scontrerà con lui. Yozhen Klai ha lasciato il segno in questa competizione. E ora restano John Wynn e Jabbar che si affronteranno nell'ultimo scontro eliminatorio. Ho 21 anni e sono pronto a combattere. Posso vincere. E la pressione sarà l'unica a restare in piedi. Io e Jabbar. Una volta saltate le corde del ring, niente amicizia. Sarà davvero una grande guerra. Vi aspettiamo per la prossima puntata di The Contender.